Benvenuti nel comune di Sillano Giuncugnano, uno dei comuni più a nord della Garfagnana e quello con la maggiore estensione boschiva. Questo piccolo borgo è Sillano e salendo verso quella direzione andiamo verso l'oasi di Lamastrone e il passo di Pradarena, posto molto celebre per la famosa corsa in salita, la Sillano Spedaletto, che speriamo queste strade possano tornare ad ospitare presto. Salendo invece nella direzione opposta ci avviamo verso una delle zone più inesplorate e forse più belle della Garfagnana, la Valle di Soraggio. Questa porzione di territorio è caratterizzata da una natura incontaminata e da una vista spettacolare sulle Alpi Apuane. Si può raggiungere scegliendo di salire da Piazza al Serchio fino a Sillano, ma la sua vicinanza con la riserva statale naturale di Orecchiella la rende una tappa perfetta anche quando si visita il parco dell'Appennino Tosco-Emiliano nel versante garfagnino. Tra le tappe della vostra visita in Garfagnana sicuramente non può mancare questa zona, che mi sento di consigliare particolarmente agli amanti delle due ruote, sia a pedali sia a motore, ma anche agli amanti del trekking. Ci sono tre borghi da visitare: Villa e Rocca Soraggio, Brica e Metello. Noi abbiamo deciso di soggiornare a Brica, ma ci sono campeggi ed agriturismi in tutta la zona. Si tratta di piccoli borghi che oggi contano poche decine di anime, ma che custodiscono e riflettono un'anima della Garfagnana persa nel tempo. Si hanno notizie di insediamenti da prima dell'undicesimo secolo e nel corso del tempo quest'area è passata sotto il controllo di diverse signorie. A lungo è stata anche snodo della via religiosa più famosa d'Europa e la chiesa della Natività di Maria custodisce una prova dell'importanza di questa zona per i pellegrini. Qui, infatti, è custodito il volto santo di Rocca Soraggio, un crocifisso tunicato medievale di 2 metri, ispirato al più famoso omologo lucchese. Veniamo ora al vero motivo della nostra visita in questo luogo. La Valle di Soraggio è ai piedi dell'Appennino Tosco-Emiliano, contornata dalle cime più alte della catena. Qui non si vive a contatto con la natura, ma ci troviamo direttamente all'interno delle dinamiche dell'ambiente e abbiamo pensato che non ci potesse essere luogo migliore per venire a caccia del predatore alfa di questi luoghi, il lupo. Un animale bellissimo ma fragile, con il quale è importante imparare a convivere. Prima di continuare però, facciamoci dire 2 parole dalla nostra esperta Lucrezia. In Italia si inizia a pensare al lupo come specie protetta nel 1971, quando, con decreto ministeriale, se ne vietò la caccia. Allora il loro numero era di circa 100-200 esemplari in tutta la penisola. Bisognerà attendere fino al 1999 per l'istituzione su base europea di un piano di conservazione del lupo. Grazie quindi alla sua protezione, all'abbondanza di prede, alla grande adattabilità e al processo di dispersione tipico della specie, il lupo è tornato a colonizzare i suoi territori di origine. Secondo l'ultimo monitoraggio, la popolazione di lupo dell'area appenninica conta circa 2.000 esemplari, per arrivare a 3.300 in tutto lo stivale. Ai grandi traguardi raggiunti e al ritorno del lupo nei suoi territori di origine si contrappone una grande campagna di screditamento e disinformazione. Rispondiamo quindi a qualche domanda scomoda. No, il lupo, essendo un super predatore in cima alla catena alimentare, ha un effetto, si dice, ad ombrello su tutte le altre specie e all'habitat in cui vive, contribuendo al mantenimento della biodiversità. D'oggi non esistono evidenze scientifiche che certificano che un lupo nato in natura e definito ibrido, ovvero avente all'interno del proprio DNA dei geni canini, abbia un comportamento diverso rispetto ad un lupo puro. Il lupo è un animale molto elusivo. Tendenzialmente la maggior parte degli incontri quindi avvengono in auto. Per questo motivo, come con qualsiasi altro animale selvatico, è importante non avvicinarli e non inseguirli. Se l'incontro dovesse avvenire a piedi e non è molto gradito, è consigliabile iniziare a parlare a voce alta, battere le mani e allontanarsi lentamente. Grazie per l'attenzione, in bocca al lupo Leo! Metello è la porta che ci connette con la natura circostante e proprio da qui
parte uno dei sentieri più belli di tutta la Garfagnana, il sentiero CAI 74, che porta fino al passo di Romecchio, quota 1685 metri, e che connette con altre mete molto conosciute, come il lago di Bargetana ad esempio. Si tratta di un percorso che alterna viste spettacolari a ambienti caratterizzati da una vegetazione molto particolare. C'è poco da fare, qui si respira un'aria diversa e se siete appassionati di foliage e colori autunnali, allora beh, c'è poco da dire. Guardate qua. Dopo poco meno di 2 ore di cammino siamo arrivati quasi al limitare del bosco ed abbiamo trovato un punto in cui, beh, secondo noi c'è qualche speranza di vedere qualcosa. Quindi adesso andiamo a montare il nostro capanno e vediamo cosa ci offre la serata. Mettiamo in chiaro, come sempre, che per riuscire a portare a casa qualcosa in questo frangente ci vuole tantissima pazienza e giorni di appostamenti. Prima di riprovarci domattina abbiamo deciso di visionare il contenuto di una fototrappola posizionata qui una decina di giorni prima di registrare il video. Possiamo dirlo subito, del lupo non c'è stata traccia, ma abbiamo avuto modo di scoprire la numerosa e variegata fauna della zona, tra tantissimi cinghiali, caprioli, mufloni e un bellissimo cervo che è venuto a salutare proprio nella nostra fototrappola. Buongiorno, stamani abbiamo deciso di ritentare la fortuna poco sopra il paese di Metello. In questa zona le persone del posto ci hanno detto che, ci sono stati diversi avvistamenti, quindi noi ci appostiamo e vediamo cosa succede. In tutta sincerità non ci aspettavamo niente da questa uscita. Del resto si sa, la fotografia naturalistica è pura dedizione. Sono comunque contento di aver trascorso del tempo in un contesto tanto selvaggio e capace di far capire a tutti quali sono i delicati equilibri che regolano l'ambiente in cui viviamo. Noi ci riproveremo, nella speranza di incontrare, questo magnifico animale. A me quindi non rimane che ringraziarvi per averci seguito in questa avventura e invitarvi a visitare questi luoghi meravigliosi di persona. Come sempre potete seguire Garfagnana Dream sui social, Facebook e Instagram e per tutte le informazioni riguardo alla Garfagnana potete sempre visitare il sito garfagnanadream.it.